Recuaro Terme nel Vicentino, il borgo veneto scelto dalla regione a cui sono destinati i fondi del PNRR, 20 milioni per un recupero del polo termale e anche del centro storico. Questo ci permette di rilanciare con 10 milioni il complesso termale di Recuaro, con altri 10 diciamo, il borgo di Recuaro, e da lì partiranno tutta una serie di iniziative. Restaurato il complesso termale, la nostra visione è quella di una gestione pubblico-privata, magari anche con delle, diciamo, con una possibilità di stabilire che per alcune patologie ci sia possibilità di cura, penso alla psoriasi, malattie della pelle agganciate al tema termale, e questo ci permetterebbe di vedere veramente un nuovo rilancio e rinascimento della zona. È una cifra sufficientemente valida per essere un volano di rilancio complessivo? Sì, penso di sì. Noi avevamo, per mettere a posto le attuali terme di Recuaro che avevano delle criticità, c'era bisogno di circa 700.000 euro, ma avremmo riproposto quello che oggi c'è, l'idropinico, che rischia di essere poca cosa rispetto alle potenzialità di Recuaro Terme. Con 10 milioni di euro pensiamo si possa fare un intervento sostanziale che avrà la capacità di mantenere l'eredità, quella dell'acqua fredda, ma secondo me avrà anche molte novità in modo di garantire un flusso per 365 giorni a Recuaro Terme. È una cifra sufficiente per una svolta? No. No, nel senso che allora, di questi 20 milioni, 10 milioni sono destinati al convegno termale e 10 sono a noi per cercare di migliorare anche l'aspetto estetico, diciamo, del centro storico. La cosa importante è, come si diceva anche prima, che questa possibilità di un PP, di un progetto con l'aggiunta dei privati sarà su quella che porterà veramente a un cambiamento totale. Fra l'altro, c'è un interesse da parte di chi è competente nel merito, diciamo, di quello che è il servizio termalistico, e questo ci dà anche una certa fiducia, perché vuol dire poi non solo investire nell'immobile, ma poi avere poi chi poi sa gestire il resto.